A posto. Buongiorno, seduta ordinaria di mercoledì 19 maggio, ore 11:42. Sì. Possiamo procedere a chiamare l'appello. Buongiorno. Buongiorno. Aresu. Presente. Solo un secondo. Cannella. Presente. Limuli lo chiamiamo dopo. Sì. Maraventano. Assente. Quindi arriva anche a te. No, 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 Nona. Presente. Pernice. Assente. Sino. Presente. Susinno. Presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Presente. Proviamo a richiamare gli assenti. Sì, di Muli. Per ora è assente. Per ora è assente. Io ho da fare, attendo. Per favore, consigliere Susino, il microfono. Grazie. Se colleghi avete comunicazioni da fare, in attesa che ci raggiunga il vicepresidente per eventuali comunicazioni della presidenza, potete farle. Ciao, Dani, per me la posso fare uno? Sì, prego. Io rivolto a te come presidente, dico, ma mi puoi anche e poi chiaramente la rigiro alla presidenza, ci mancherebbe. Okay. Io no, volevo sapere a che punto era, mi parli della luce del quartiere San Giovanni Apostolo. Che è, a parte che mancavano i 30 metri. Mi scusi, consigliere Valenti, abbia pazienza, ma devi rivolgere la MG al comune di Palermo. Posso pure signore Susino, io la prego di non interrompere il collega, quando sarà il suo momento prenderà la parola e farà il suo intervento, la prego, rispettiamo l'ordine degli interventi, il consigliere Valenti stava intervenendo, grazie. Dico, io non so se noi abbiamo notizie di per quanto riguarda i pali mancanti del quartiere San Giovanni Apostolo, se quando mi risponderà il presidente oppure chi ha notizie, magari poi io interverrò con l'MG. È assurdo che poi che io vado là a chiedere quando se noi abbiamo qualche notizia. Prima mi informo e poi casomai agiamo, ma in questo momento mi informo poi con il consiglio se ci sono novità. Va bene, abbiamo novità per quanto riguarda questa è la mia domanda. Mostrare la segnalazione alla presidenza. Anche perché, presidente, i comunico che siccome hanno ritirato altri pali, nel senso che avevano problemi pericolanti, perciò non sono più i 36 pali, ma saranno di più. Sono aumentati. No, sicuramente. Perché vedo che si ritirano dei pali, perciò non so com'è. E abbiamo un quartiere, diciamo, a buio. Ok. Non tutto, ma una parte. Una parte. Va bene, io sono, dico, chiedo conferma a lei, mi si è data notizia che è ricominciata ulteriormente l'abbandono dei rifiuti in Largo Cammarano. Me lo conferma? Sì, come no? Come no, certo. In tutte le parti, no? È solo via Cammarano. Ah, quella di via Cammarano che era stata pulita, sì. Io ho ricevuto specifiche segnalazioni su Largo Cammarano. Scusate, no, la mia cammarana è stata pulita e ora si ritrova di nuovo con un po' di incombenza. Sentite? Sì. Vicepresidente, io le giro la comunicazione che ha appena parlato. Sì. Si sente? Sì, io avevo anche iniziato, cioè ero entrato anche poco fa, però non vi ho sentito, avevo proprio l'auricolare staccato perché sono in ufficio e stavo ha fatto concordare cose con la presidente.
in merito alla, ai pali di illuminazione sì. del CEF, e quindi io le giro la comunicazione, la richiesta inoltrata dal consigliere Valenti, chiedeva informazione sì. in merito sì. all'installazione dei nuovi pali del CEF, quindi... Sì, allora oggi sì, sì, vabbè, fondamentalmente questo è uno degli argomenti che abbiamo affrontato oggi nella riunione dei capigruppo che si è svolta proprio qua qualche minuto fa. La posizione dei nuovi pali di illuminazione, seppur chiaramente non è una manutenzione ordinata, sapete tutti benissimo che l'AMG ha la manutenzione, si occupa di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione. Quindi significa scusate che mi sposto di stanza, che c'è qua troppo confuso. Allora, signor, scusate, ero nella stanza della segreteria, non si capiva niente. Allora, vi dicevo, la riunione proprio che si è svolta oggi, alla presenza dei presidenti di commissione, poi sono venuti anche due componenti, la consigliera Tumbello e il consigliere Susinno, era volta proprio a stabilire qual è la programmazione. Stiamo studiando le modalità, soprattutto in questa fase videocall, quindi non eravamo neanche preparati a questa evenienza, sulla programmazione semestrale avente valore di atto di indirizzo. Quella dei pali di illuminazione, dei nuovi pali di illuminazione, seppur un interventi straordinari, perché non riguardano la manutenzione ordinaria di cui l'AMG è in possesso, ma comunque riguardano la manutenzione straordinaria, è perché devono essere approvato dal Consiglio Comunale, rientra sempre nella programmazione ordinaria avente atti di indirizzo, perché qualora sono stati deliberati la posizione di nuovi impianti di illuminazione e comunque noi abbiamo l'obbligo, no, può, stamattina abbiamo letto l'articolo 21, l'articolo 21 recita deve, si è allontanato di no. L'articolo, l'articolo 21 dice il consiglio di circoscrizione deve, quindi deve programmare semestralmente avente valore di atto di indirizzo nella manutenzione ordinaria. Quella è la posizione della nuova, dei nuovi pali di illuminazione, qualora sono stati deliberati questi pali, quindi già siamo passati dal consiglio, abbiamo deliberato, questa è una programmazione che non è rivolta alle società partecipate, come è rivolto il disserbo, come è rivolto lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti e quant'altro, è rivolta agli uffici comunali. Quindi la richiesta del consigliere Valenti deve, a meno che non è specifica su una via, cioè comunque una richiesta su un singolo palo, su qualche cosa, secondo me è un'altra questione che va trattata in forma di programmazione, quindi come funzione programmativa, quindi non come però forse c'è stato un qui pro quo. Io credo che la richiesta del consigliere Valenti facesse riferimento a quel pacchetto di pali della luce, era previsto già l'intervento di sostituzione, perché se non ricordo male se ne era occupato anche il consigliere Cannella, c'era un problema di poca sicurezza e quindi era stato dismesso l'impianto perché c'era il rischio di fulminazione, di restare fulminate per chi passasse accanto al palo, e quindi erano già stanziati i soldi per l'intervento, se non ricordo male, ed era stato iniziato già l'intervento, era stato già effettuato in parte, quindi non credo che sia una cosa ex novo, credo che facesse riferimento però è quella vecchia, se posso poi presidente. Allora sì, nel frattempo il consigliere Cannello, ok, consigliere Tumbello, è chiaro che nel frattempo devo vedere se trovo questo documento. Sì, presidente, intanto il consigliere Valenti fa riferimento ai 30, non sono 36 pali che rimanevano ancora. Io ho detto 36, Cannello, io dico 36, vabbè, giusto per essere precisi. Adesso non so più quanto siano, vabbè.
Ah, anche perché appunto, come dice lei, ora ne stanno togliendo di altri, quindi aumenteranno. Quindi questi 30 pali in realtà, perché facevano parte di un ripristino di un totale 80 pali, come l'ultima volta eravamo rimasti, 50 pali erano stati ripristinati, ne rimanevano 30 che erano stati completamente tolti. E come appunto ha detto il presidente, ormai non dipende più dall'AMG, perché non parliamo più di manutenzione ordinaria, ma qui adesso dipende dagli uffici delle opere pubbliche, perché questi 30 pali, essendo in manutenzione straordinaria, devono essere inseriti nella programmazione di riqualificazione. E le somme che l'AMG aveva per la manutenzione ordinaria, con cui ha ripristinato i 50 pali, ma i 30 pali non sono stati ancora né messi in programmazione, né tantomeno è stato accettato, comunque sono stati stanziati le somme per la riqualificazione. Questo che significa, e mi ricollego a quanto ha detto il Presidente, che adesso è tutto un problema di programmazione e di mettere in programmazione questi 30 pali, che adesso con il nuovo articolo 21 toccherà probabilmente a noi, nel senso che ora non so se è anche retroattivo o meno, o se c'è una programmazione ormai già vincolante passata, però sicuramente questi 30 pali devono essere messi assolutamente in programmazione, e quindi devono essere poi trovate le somme per intervenire nella manutenzione straordinaria. Però ad oggi il problema era: ci sono 30 pali, devono essere inseriti nella programmazione della riqualificazione, e dipende non dall'AMG ma dall'Ufficio Comunale delle Opere Pubbliche. Ora magari dipenderà anche da noi, ma questo lo scopriremo appunto a seguito dell'incontro di oggi. Allora, io in realtà avevo capito all'inizio, sì, c'era stato questo brutto qua che diceva la consigliera Tumbarello, avevo capito che in realtà il consigliere Valenti volesse notizie sui pali di illuminazione deliberati, insomma, da noi, perché ancora non sono stati messi, lo sappiamo tutti benissimo. Ma fondamentalmente anche questo è collegato, perché mi ha preceduto del consigliere Cannella, anche perché vorrei sapere se nel caso in cui l'AMG è pronta a ripristinare solo 10 pali di illuminazione piuttosto che 30 nel quartiere San Giovanni Apostolo, su che ordine o su quale input, sono solo in ufficio, non capisco perché sono con la mascherina, su quale ordine o su quale input, quale ordine dovesse seguire se non quello nostro. Io voglio capire perché, se l'AMG è pronta su input dell'ufficio comunale, quindi comunque vengono stanziate le somme e le opere pubbliche sono disposte a comprare e mettere in funzione 50 pali di illuminazione, perché devono essere messe tutte 40, tutte 50 nel quartiere San Giovanni Apostolo, e perché non può essere messo qualche palo in via Val di Mazzara? Io sto leggendo solo le mail che ho ricevuto io di segnalazioni impianti guasti disattivati. Via Val di Mazzara, via Strasburgo, via Monte San Calogero, via Lussemburgo, piazza Corea, via Osonia. Cioè, ci sono almeno 40 vie dove sono state tolte, per esempio, visto che ora vengo via Lussemburgo, ho fatto un sopralluogo proprio sabato mattina su via Lussemburgo, considerate che da piazza Corea a via De Nebro, di fronte il Deco, per intenderci, è stato tolto un palo di due pali di illuminazione, uno perché era guasto, uno perché intralciava il marciapiede, quindi non c'erano più le condizioni erano state comunque sicuramente non abbattute le barriere architettoniche, quindi comunque le carrozzine disabili non riuscivano a passare. Questa, nel frattempo ho chiesto anche un quesito: perché l'albero può rimanere e non può permettere al disabile in alcun modo di passare, quindi non può essere spostato ampio del marciapiede, invece un palo di illuminazione viene tolto seduta a stante. Perché c'era tutto questo quadrilatero al buio, l'ho fatto sabato mattina, ci sono dovuto ritornare la sera, perché comunque dovevo vedere com'è, in realtà com'era, effettivamente dalle poste al deco è tutto buio, quindi sono state tolte. Chi lo decide questo ordine se non noi? La programmazione noi la dobbiamo fare. Ancor più se di questi famosi 30 pali poi ce ne concedono solo 10, va bene, solo al quartiere San Giovanni Apostolo 10, ok, dove andiamo a mettere? In via Bece, in via Zoom, in via Calandrucci, in via Centorbe, dove andiamo a mettere?
che è mezzo quartiere al buio, chi lo stabilisce? Tutte in una via e lasciamo le altre. Quindi secondo me questo deve rientrare necessariamente anche nella nostra programmazione, da inviare agli uffici competenti, quindi non alle società partecipate in questo caso, quindi non all'MG, ma agli uffici competenti. Quindi secondo me, signori, veramente abbiamo un lavoro in mano da fare, manca un anno di consiliatura, e secondo me ci sono veramente tante cose da poter fare. Ne abbiamo già parlato ampiamente oggi. Per quanto riguarda il consigliere Cannella, voglio che da nessuno venga travisato il fatto, cioè magari il discorso che lo chiamiamo semestre ci può un pochettino confondere, ancor più che lo stiamo affrontando a giugno, quindi per come ho già detto ora, la programmazione semestrale non è su anno solare, ma è da quando la presentiamo noi, quindi se la presentiamo ora è nel semestre giugno-dicembre, se la presentiamo a luglio è nel semestre giugno-gennaio, se la presentiamo... Noi decidiamo noi qual è il semestre, il nostro di semestre, purché in conformità con i bilanci approvati dalle aziende partecipate. Ma ad oggi comunque siamo in un periodo dove sono stati approvati i bilanci, quindi comunque sia il pregresso è stato fatto, e anzi sul nuovo bilancio che si andrà ad approvare, se c'è da fare inserire qualche grande opera, la nostra programmazione la possiamo fare, quindi sia l'ordinaria che l'ex straordinaria. Ripeto ex straordinaria perché già abbiamo sempre deliberato, e quando deliberiamo diventa ordinaria comunque sia. Consigliere Susino, prego. Il microfono. Avete ragione. Volevo porgere gli auguri al consigliere Valenti di un buon compleanno. Grazie. Grazie. Anche se la vedevo perplesso, diciamo, su quanto detto dal consigliere Limoli, ma perché perplesso? Non per quello che ha detto il consigliere Limoli, badiamo bene, ma perché questo consiglio dall'inizio della consigliatura non ha fatto altro che rimescolare le carte, parlare in consiglio, cercare e aspettare, diciamo, che qualche benefattore possa risolvere questa o quella mozione, o piuttosto che quell'altra richiesta evasa appunto e prodotta ed evasa dal consiglio circoscrizionale. Il consigliere Valenti questa mattina aveva chiesto giustamente e opportunamente quale fosse, diciamo, lo stadio di avanzamento della procedura, quale fosse lo step sostanzialmente degli impianti di illuminazione. Io volevo mettere il carico per capire effettivamente, visto che stavamo affrontando la questione degli impianti di illuminazione su Viale Strasburgo. Su Viale Strasburgo, diciamo, sono trascorsi ormai, credo, due, forse addirittura due anni, adesso non vorrei sbagliare, non vorrei dare i numeri. Dico, il Viale Strasburgo continua a essere un'autostrada priva di illuminazione, complice forse anche la pandemia, dico, per questo, questo naturalmente ci ha fatto perdere un po' a tutti la cognizione del tempo, con attività della pubblica amministrazione in smart working, e quindi con le difficoltà naturalmente che questa eventualità ha dovuto sopportare. Però certo non abbiamo avuto una risposta, non c'è stata una richiesta da parte di MG piuttosto che dal Comune di Palermo per quanto riguarda una presa in carico della nostra richiesta. È vero che questo tipo di intervento rientra nel piano triennale delle opere pubbliche sostanzialmente, e quindi passerà del tempo, ma io mi sarei aspettato che righe. Guardate, abbiamo preso in carico la questione, naturalmente dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale, e dopodiché lo step e l'iter sarà questo piuttosto che quell'altro, in maniera tale che noi sappiamo che magari fra 8 anni arriveranno un nuovo impianto di illuminazione in Via di Strasburgo, sia nella corsia, diciamo, principale, chiamiamola così, che quella secondaria dove mancano delle plafoniere ed è la strada completamente al buio. Quindi, ha detto bene il consigliere Limoli, questa mattina c'è stato questo incontro, io mi auguro e mi aspetto da questo incontro che possa essere proficuo da questo punto di vista, proprio per pianificare, programmare e così da poter rendere conto anche alle persone e ai residenti della sesta circoscrizione che continuano a tamburellare, a fare richieste, richiedere informazioni, i comitati civici, facendoci passare peraltro per quelli che siamo incapaci, incompetenti,
attaccate alla poltrona senza che noi pensiamo di poter fare nulla. Grazie consigliere Limuli, e scusi l'intervento che si sono prolungato tantissimo. No, è sempre un piacere, soprattutto mi fa piacere che lei fa anche lo psicologo tra tante cose che fa, perché se lo do uno sguardo ha capito qual era lo stato d'animo del consigliere Valenti. Quindi poi prego il consigliere Valenti, nel caso in cui c'è qualcosa che l'ha lasciato perplesso, di rendermi addosso a me direttamente. Quindi mi fa piacere che tra la sua polivalenza c'è anche quella dello psicologo. Consigliere Susinno, lei ha quasi ragione. Non ha ragione, perché in 9 anni di consigliatura mi hanno insegnato che seppur il nostro è una funzione propositiva, non ci dobbiamo sempre nascondere sul fatto di presentare un atto e aspettare che l'amministrazione ci risponda, piuttosto che che si faccia l'aeroplanino, come dice spesso lei. In realtà io, non è un caso che oggi sono sbracciato, sono stato sempre abituato a sbracciarmi, e devo essere sincero, i miei frutti li ho quasi sempre raccolti. Certo, molte cose non ci sono arrivate, è chiaro, soprattutto sui rifacimenti asfalti c'è la difficoltà più grande, piuttosto che su determinati sistemi di raccolta, però sulla mia insistenza e caparbietà, secondo me, un punto di vista, il consiglio di circoscrizione, questo consiglio di circoscrizione, su questo le do ragione, avrebbe potuto fare molto, molto di più. Se, piuttosto che spesso nascondersi sul il ruolo propositivo che abbiamo. Detto questo, consigliere Susinno, non è un caso che noi comunque stiamo affrontando oggi questo argomento. Perché lo stiamo affrontando oggi, consigliere Susinno? Perché lei ribadisce allora il discorso della Viale Strasburgo? Viale Strasburgo, 3 anni fa, quando abbiamo deliberato il rifacimento dell'impianto di illuminazione, il nuovo impianto di illuminazione sulla corsia laterale, quello che sia, era un ruolo propositivo. Quindi noi, io dico, sono abituato sempre ad andare dall'assessore, andare alle opere pubbliche, cercare di rintracciare dei fondi, se veramente ci credo, in un progetto, per cercare di portarlo avanti. E l'ho fatto, perché nel quartiere San Giovanni Apostolo andiamo a Vitello, ho fatto mettere 4 pali di illuminazione, nel quartiere San Giovanni Apostolo 2 fari di illuminazione, non c'era possibilità di mettere pali, abbiamo messo 2 grandi fari di illuminazione che mi illuminavano dei vialetti su Piazza Benvenuto Cellini. Quindi in realtà qualche cosa si sarebbe potuto fare, però magari qualcuno dice è il nostro ruolo è quello propositivo, allora facciamo il ruolo propositivo e va bene. Quindi aspettiamo che in questi 3 anni ci rispondano, non ci ha risposto nessuno. Oggi però siamo in un momento storico particolare che non era mai successo nella storia della circoscrizione, ovvero avere a disposizione 2 punti importanti che fanno capo all'articolo 7 e all'articolo 21 del regolamento del decentramento, ovvero la programmazione avente valore atto di indirizzo. Quindi secondo me, oltre a quello già deliberato, possiamo stilare una programmazione che l'amministrazione deve fare. La deve fare su quell'ordine, e noi comunque abbiamo il dovere, non lo possiamo fare, abbiamo il dovere di farla quella programmazione. Quindi oggi questa riunione, dottor consigliere Susinno, non è stata fortuita, non è stata a caso, è stata ponderata. Anche abbiamo dottore cercato... Susinno, anche dottore Susinno va bene. No, io sono dottore, ma quando mi chiamano signore non sapevo neanche che lei fosse dottore, dico, ma anche quando mi chiamano signore, anzi proprio ho avuto la discussione qualche giorno fa con una dirigente del comune, che ho detto, la signora dice la dottoressa, prego, ho detto guardi, io in realtà sono anche dottore, però preferisco essere prima un signore, ma questa è una mia riconsiderazione, quindi diciamo è un titolo che a me va benissimo anche il signore, perché mi ci sento, devo essere sincero, e non sapevo che lei fosse un dottore, tra l'altro. E quindi consigliere Susinno, mi perdoni di questo, di questa diciamo mia ignoranza, tra l'altro, quindi noi abbiamo ora un compito ben preciso, che non è solo quello del ruolo propositivo, ma è quello di stilare documenti, per questo ci siamo riuniti oggi, di atto di indirizzo. E l'abbiamo dovuto fare per forza oggi, perché il regolamento è stato approvato a fine marzo, abbiamo avuto aprile per capire quali fossero le procedure, nel frattempo il dottor Manfred ha fatto degli accertamenti, ora siamo pronti, sono rimasti solo 2 cose in sospeso, ma che non pregiudicano il nostro lavoro. Quindi già abbiamo concordato con i presidenti di commissione, sentiranno ogni componente di ogni gruppo,
dove si può lavorare con le commissioni permanenti, si lavorerà con le commissioni permanenti, se la tematica è troppo articolata, troppo contorta, che non rientra non solo tra quegli ambiti, ma comunque necessita di uno studio più approfondito, di avere una commissione più aperta, esistono anche le commissioni speciali, lei che non è un neofita lo dovrebbe sapere. Quindi oggi è diverso rispetto a ieri, consigliere Sudino. L'abbiamo fatto oggi, non perché ci siamo svegliati oggi, perché il regolamento è stato approvato un mese fa. Un mese di tempo abbiamo dovuto avere per programmarlo al meglio e l'abbiamo fatto stamattina. Però da ora in poi non abbiamo più scuse, consigliere Sudino, perché non siamo più il consigliere propositivo. Ora possiamo avere valore di atto di indirizzo. Ci sono altre comunicazioni? Presidente, mi scusi, io non ho fatto la mano. Oggi per quanto sì. riguardano i pali di illuminazione. Ah, sì, grazie, consigliere Valente. Sentite? Sì, 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 no, no, nel senso così, me è rimasto questo dubbio della sua titubanza. Io non sapevo neanche che voi ne avevate discusso fra di voi oggi. L'ho detto perché volevo sapere se c'erano questi... qualche novità. No, noi oggi non abbiamo discusso. No, 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 consigliere Valenti, noi oggi proprio dei pali. Di... No. Ma dei pali proprio di, in se stesso di questo capitolo abbiamo parlato così, abbiamo portato degli esempi, non abbiamo parlato di risorgimenti asfalti, di disturbi, di potatura, di sistemi di raccolta. In generale, ok. In generale, ma portandoli solo come esempi, giusto giusto tra gli esempi, non abbiamo neanche fatto quello del polo di illuminazione. Ora ne sta nascendo. Perché se noi cerchiamo sicuramente ce ne saranno aiosa, ce ne saranno infinite competenze che in realtà noi potremmo trattare in programmazione, ce ne saranno veramente tantissime. Abbiamo parlato di abbiamo portato qualche esempio, non quello del proilluminazione, sicuramente questo è uno di quelli che si potrebbe anche trattare in questa fase. Prego, consigliere. Grazie. Arezzo. A lei. Sì, grazie presidente. Presidente, Susinno, poi Susinno, poi Susinno. Sì. Dico, ero presente come presidente della prima commissione. Dico, è venuto fuori adesso d'accordissimo, infatti abbiamo parlato benissimo di questa programmazione, però mi sorge spontaneo chiedere, ma nel momento in cui noi dovessimo stilare questo programma per i semestri futuri, dico, è all'indomani o dopo un paio di giorni o dopo un paio di settimane dovesse cadere un altro palo della luce, noi per la programmazione che già abbiamo fatto dovremmo aspettare sempre i sei mesi, perché dico, a questo punto dico, è spontaneo, se noi abbiamo una programmazione per i sei mesi successivi, dico, il fatto succede poco dopo. Non avevamo fatto esempio e mi è venuto spontaneo prendere praticamente questo argomento adesso. Dobbiamo aspettare poi sei mesi per poter fare stilare un nuovo piano? No, consigliere Valenti, consigliere Valenti, è stato... Arezzo, scusi. Io penso che sia stato chiaro stamattina, tra l'altro l'ho portato questo esempio, la programmazione semestrale è da oggi a sei mesi, ma nel caso in cui dovessimo affrontare le problematiche per l'illuminazione e dovessero guastarsi un impianto di illuminazione, cadere qualche singolo palo, nascere qualche necessità in corso, non è perché siamo programmati per sei mesi non possiamo più agire. Se si tratta di poche opere, si trattano, come abbiamo sempre fatto, per atti deliberativi e poi possiamo anche dare seguito su programmazione, quindi inserirle in programmazione. Se diventano tanti, nessuno ci impedisce tra tre mesi, quattro mesi di riunirci e di riaggiornare la programmazione. Questi sono quei fattori che ho detto io oggi, imprevedibili. Non è l'asfalto, perché l'asfalto, se è liscio, comunque se è logoro, se comunque è dissestato, quasi sicuramente rimarrà così per sei mesi, quindi c'è poco da fare. Le potature che di solito vengono fatte biannuali, triennali, quindi sicuramente la programmazione semestrale quella è, quindi non credo che ci siano che all'improvviso dovessero tramutarsi in foreste e quindi abbiamo la necessità di inserire. Ma su fattori variabili come l'illuminazione o piuttosto che le condotte idriche, perché per esempio le fognature potrebbe esserci un cedimento, quindi è chiaro che se oggi dovessimo fare un intervento, questo è un altro esempio che non abbiamo fatto,
le rete fognarie, quindi le caditoie, quindi non solo la pulizia ma anche i rami di collegamento. Per esempio via Brunelleschi, non so quanto di voi lo sanno, nel tratto tra via, viale Michelangelo e via Eustachio Catalano, quindi tutto questo lato destro, le caditoie, i rami di collegamento sono quasi tutti interrotti. Interrotti significa che ho acceduto il manto stradale, o comunque sia si è interrotto in qualche modo il ramo di collegamento. Qua necessita un'opera più importante della, tra virgolette, perché per me non è niente di semplice, non esistono opere più o meno importanti, non la pulizia delle caditoie, ma un intervento sicuramente che va programmato. E questo è un fattore che ad oggi si sa, ma per come scende Brunelleschi oggi e non c'è in via Biagio Pace, potrebbe succedere domani in via Biagio Pace. Quindi è chiaro che se è un singolo caso si affronta in atto deliberativo, ma poi l'atto deliberativo su quelle materie che noi già abbiamo programmato non può che essere inserito in coda, non può che essere reinserita quella delibera dicendo allegata alla programmazione che è già stata stilata. È chiaro che in ordine prioritario sicuramente, essendo stata deliberata dopo, verrà dopo. Quindi secondo me, consigliere Valenti, sono dei, diciamo, alcuni punti chiusi, alcuni punti un po' più aperti. Io non ringrazio che lei mi nomina sempre, Presidente. Consigliere Aresti, scusi. Oramai vuole la giornata quando va in trasporto. Consigliere Aresti, sono rimaste titubanze, dubbi? No. Il discorso era semplice, quello che dicevo io. Dico, dato che si è fatta una programmazione semestrale, è come il piano triennale che aveva stilato il Comune, che per 3 anni si devono fare delle opere. Dico, è vero che da 9 anni non si fa niente, dico, queste opere pubbliche sono nel dimenticatoio. Ok, vabbè. Grazie, consigliere Aresu. Prego, consigliere Susino. Consigliere Susino, ne approfitto per dirle che, visto che è un personaggio pubblico, aggiorni il suo curriculum, perché nel suo curriculum, come titolo di studio, c'è di diploma istituto tecnico commerciale conseguito 86-87, quindi non c'è una laurea, quindi se è dottore lo aggiorni. Secondo me lo dovrebbe fare. Prego, consigliere Susino. Consigliere Susino? A posto? Va bene. Ci sono altri interventi? Consigliere Susino, c'è bisogno di un cardiofrequenzimetro o no? Defibrillatore, niente? Io volevo sincerarmi alle condizioni del consigliere Susino, però non lo vedo più. Roberto, ma guarda che Susino è un dottore, perché non ha bisogno. Non lo so, però al curriculum non risulta. Però dico, vabbè, questi sono dettagli che non mi interessano. Vicepresidente, credo che non sia collegato, c'è soltanto un account, quindi credo proprio che forse è venuto. Quindi è svenuto. E allora, signora Mesci, abbiamo verbali da approvare? No. Nessuno. No, come non parliamo in sua presenza? Allora ci sta sentendo, consigliere Susino? Se no non capiamo se lei è presente o no. Ah, sta ricaricando il cellulare, l'aspettiamo, quindi lo diamo ancora per presente, signora Messa. Non lo... va bene. Gentilmente mi dovete dire scrutatori, perché io non lo sapevo. Ah, ma gli scrutatori non sono stati fatti. Non li abbiamo fatti, completamente. Vabbè, non abbiamo votato niente, non è un problema, quindi facciamo a Valenti, nona. Valenti, nona. Nona e Aresu. E se non ci sono contrari, il centrodestra è completo. Tutto il centrodestra, veramente. Quindi favorevoli, contrari, 8. Sì. Allora, possiamo procedere allora all'ordine del giorno. Vicepresidente, noi ieri abbiamo approvato la mozione numero 18. Sì, la aggiorno. Ok, no, ma comunque sia, poi dovrò fare una scrivola che è meglio nel mio ordine del giorno, che non sono col mio computer. Limoli, non avete il senso dell'umorismo. Consigliere Susino, io l'ho sempre detto a lei, il senso dell'umorismo si deve avere nell'opportunità, al circo,
al teatro, al bar. Questa è un'aula istituzionale, consigliere Susino. Io non ci riesco a rimanere. Le ripeto, la mia è una deformazione professionale. Forse sono stato sempre inquadrato da un'educazione rigida, sia familiare che militare. Quindi per me, quando siamo seri, quando giochiamo, giochiamo. Quindi per me questa è un'aula di serietà. Quindi effettivamente ha ragione lei, non sono pronto all'umorismo. Ma infatti non le do una colpa, non la posso neanche biasimare, perché lei ha un carattere o non altro, ma certo, sicuramente nessuno mi può dire che il mio è sbagliato. E allora, io non c'ho... L'avevo sotto mano la convocazione che non trovo più. Possiamo... Dovremmo essere arrivati alla 6, può essere, signora Meccia? Sì, sì, sì. Confermo. Me lo dovete gentilmente... Scusate un attimo. Allora, cambia account, perché ero in quello del presidente, questo è il problema. Allora... Vabbè, in ordine, signora Meccia, la settima qual è? La sette è sempre di Aresu ed è installazione bande rumorose e segnaletica luminosa in via San Lorenzo. Va bene, per me possiamo approvare all'unanimità il prelievo. Ok. Mozione numero 7. Prego, consigliere, una facoltà. Sì, grazie Presidente. Presidente, via San Lorenzo è un po' più articolata come strada, perché considerato che parte dall'angolo di via Salvatore Aldisio, dove termina via Resuttana, all'altezza del presidente di via Beltrami, fino a arrivare praticamente quasi a via della via Resurrezione, no, via Resurrezione l'altra, quella che c'è vicino Tommaso Natale, quindi dal numero 1 arriviamo al numero 299 301, non ricordo benissimo, dico, è un tratto di strada che attraversa praticamente la sesta e quasi la settima, quindi facendo da via Salvatore Aldisio, piazza San Lorenzo, il tratto che va su via Strasburgo, poi continua praticamente dietro via Lanza di Scalea fino ad arrivare dopo la Maddalena, questa di qua è tutta sempre via San Lorenzo, un tratto di strada lunghissimo rispetto a tutte le strade normali di Palermo, paragonabile quasi come distanza via Roma. Dico, questo tratto di strada necessita in più punti, non in un solo punto, ma in più punti di queste bande rumorose e segnaletica luminosa. All'altezza delle scuole che ci sono, c'è l'Istituto Comprensivo Ignazio Florio, ma poi abbiamo la Maddalena un po' più avanti, la Gini Castagno, cioè, diversi punti critici per quanto riguarda tutta la strada. Quindi non so se... converrebbe trattarla in una commissione, anche perché dividere più parti questa strada, o intanto approviamo questa mozione per rendere noto il bisogno di tutto ciò. Dico, questo lo lascio ai consiglieri decidere. Dico, però no, io questa la tratterei singolarmente e quindi la vorrei prima deliberare se il consiglio è d'accordo, poi in fase di programmazione si tratta, si capisce come inserirla. Io comunque vorrei un atto deliberativo, considero. Dico, vista la pericolosità e l'importanza soprattutto della strada. Grazie, Presidente. Grazie a lei. In realtà, consigliere Valenti, consigliere oggi, una metti un post-it sul mio telefono. E lo so, ma oramai... Sì, no, ce l'ho qua il post-it, prendo gli appunti che dico. Se lo metto nel telefono, poi non mi vedete più. Stavo dicendo, in realtà, considerare la via Salerno e via San Lorenzo
in realtà questa è una parte solo delle problematiche che ha. Dico, la via San Lorenzo si dovrebbe affrontare, secondo me ci vorrebbe forse una seduta o forse una sessione per parlare di via San Lorenzo, perché se dobbiamo andare veramente a vedere com'è l'assetto viario all'uscita di via dei quartieri, all'ingresso di Villa Adriana, la via Principe di Pantelleria piuttosto che la via Maltese, come intralciano sulla via San Lorenzo, la pericolosità per assenza di marciapiede su molti tratti, la mancanza di segnalazione luminosa e bande rumorose, secondo me dovremmo trattare la via, ci vorrebbe una commissione via San Lorenzo, perché secondo me sono tantissime le problematiche. Però questa di qua, secondo me, si deve deliberare. Hai dimenticato una cosa importante, Roberto. Vabbè, la una delle tante. Dico, la fognatura. La mancanza di fognatura, perché la fognatura di San Lorenzo è a unico servizio, quindi per intenderci non è quella a doppio servizio, quindi le acque reflue, le acque nere, le acque chiare conferiscono tutte su unica fognatura. Tra l'altro, per molte parti, la via San Lorenzo ha i cosiddetti fognoli, quindi non ha un tubo necessario ad ospitare tutte queste unità, in più le acque reflue. Quindi i fognoli sono tubazioni antiche di 12 cm di diametro, quindi minuscole. Per molte parti la via San Lorenzo è così, perché comunque è un borgo, un ex borgo, quindi è una densità edilizia che c'era prima, era veramente irrisoria. Con l'evoluzione, con la nuova densità, con l'aumento della densità demografica, nonché quella dei tanti negozi, tante attività commerciali che ci sono, e il cambiamento climatico, che questo qua non è da sottovalutare, certo oramai è diventata insufficiente e comunque deve essere necessariamente scorporata. Per questo lo dico, secondo me su via San Lorenzo si dovrebbero affrontare veramente tantissime tematiche, però dobbiamo partire secondo me da qualche atto deliberativo. Quindi questo secondo me è un atto che va trattato come atto deliberativo. E poi ne abbiamo già parlato sull'aspetto viabilità, esiste anche, deve essere inglobato necessariamente anche questo di qua delle bande rumorose, e sicuramente avrà la sua giusta allocazione, che secondo me non per forza, dico, poi i presidenti di commissione, già ne abbiamo ampiamente parlato oggi con i presidenti di commissione, decideranno loro, decideranno i componenti di ogni singola commissione. Secondo me non si può tenere conto della sola data deliberativa, secondo me si devono tenere conto di altri fattori, quindi la densità che c'è questa strada, l'utilizzo, eventuali sensi unici di marcia, doppi sensi di circolazione. Quindi secondo me è un lavoro che sì, già sono stati pure presentati questi, i cambi di sensi di marcia, sensi unici, li abbiamo presentato già. No, io dico, se dobbiamo programmare le bande rumorose per limitare la velocità, e dobbiamo tenere le bande rumorose piuttosto che l'asfalto, le fognature, qualunque programmazione, e dobbiamo solo considerare la data deliberativa, secondo me è un errore. Secondo me vanno tenute anche in considerazione altri fattori. Per questo la tematica è molto articolata e si deve trattare in commissione, perché i componenti della commissione dovrebbero invitare i capigruppo, dovrebbero ascoltare i capigruppo, dovrebbero un pochettino sentire quali sono le opinioni quasi di ogni singolo consigliere. Tra l'altro noi siamo 9, quindi se abbiamo i presidenti, i componenti dei componenti della commissione e i capigruppo, praticamente abbiamo ascoltato a tutti. Anche perché poi l'atto va deliberato con atto di indirizzo, va deliberato in consiglio, e sinceramente io penso che se c'è qualcosa che non va è molto meglio trattarlo prima piuttosto che bocciarlo e rendere in vano un lavoro almeno settimanale, se si parla delle commissioni ordinarie. Quindi consigliere Valenti, io questo di qua comunque la voterei, cioè è chiaro che lo devo votare così. Arezzo. Oramai sì, per oggi scusatemi, oramai mi vuole bene. No, ora facciamo, signora me, ci metta nel verbale Arezzo detto Valenti e il Valenti detto Arezzo, come si fa nel lo scambiamo loro col piombo, presidente, la cominciamo solo per oggi, solo per oggi. Avete già, presidente, scambiamo loro col piombo, prego. Procedo alla votazione, se non ci sono, non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere alla votazione. Ok, Valenti non ha reso, li vedo tutte e tre presenti, quindi possiamo procedere. Sì. Arezzo. Favorevole. Cannella. Favorevole, dopo la votazione esco.
Va bene. Limuli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole, dopo la votazione esco pure io, grazie. Consigliere Nona, la prego di aspettare l'esito, lei è scrutatore. Va bene, va bene. Assente. Tino. Favorevole. Lusinna. Favorevole. Umbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Otto favorevoli. Il consiglio approva all'unanimità, escono i consiglieri Nona e Cannella. 12 e 27. Buona giornata a tutti. Buona giornata a voi. Nona, lo sostituiamo. Pure, sì. Sì, con il consigliere. Io esco pure, presidente. Anche Valenti. Allora, esce anche Valenti, sì, nella stessa sì. ondata, così li sostituiamo assieme a Valenti e Nona. Sì. Con Sino e Susinno, altrettanto. Pure questo, presidente. Allora, nella stessa cordata anche Aresu, signora Meccia. Va bene. Sì, anche Susinno, anche Susinno. Anche Susinno. Quindi 12 e 28 loro. Allora, gentilmente facciamo una verifica, quindi senza votare niente, una verifica del numero legale, che forse neanche posso nominare i scrutatori, non votarli, forse neanche nominare. Allora, Aresu assente. Assente, dichiarato. Dichiarato. Cannella assente. Assente, dichiarato. Limuli presente. Presente. Maraventano assente. Nona. Assente. Assente, dichiarato. Pernice assente. Sino. Pernice non è mai entrato, giusto? Sì, sì, no, non no. Non l'ho no. visto proprio oggi. No, quindi non lo vedo presente. Quindi. Sino presente. Sì, sì. Susinno. Assente, dichiarato. Dichiarato. Tumbarello. Presente. Valenti. Assente, dichiarato. Assente, dichiarato. Allora, 12 e 29, col presidente constata l'assenza del numero legale in aula e dichiara chiusa la seduta e rinviata a domani alle ore 10:30. Buona giornata. Arrivederci. Buona giornata.